Piccola nota preventiva su una cosa che ha detto Marco: se qualcuno intende mettere un mercato nel parcheggio prospiciente a Santa Maria Vela, ciò indica con chiarezza quale sia la volontà rispetto agli impegni, alle promesse di pedonalizzare il parco di Santa Maria Vela. E comunque attesta che gli spazi ci sarebbero per metterci le mani. Chiusa parentesi. Dunque, io provo a raccontare questa campagna che stiamo lanciando, anzi che abbiamo lanciato, anche se la raccolta ufficiale delle firme partirà nel momento in cui abbiamo finito una serie di percorsi di carattere procedurale amministrativo. Noi stiamo lanciando una campagna di raccolta di firme formali per tre proposte di iniziativa popolare. Una proposta di legge di iniziativa popolare rivolta alla Regione Lazio, una proposta di delibera di iniziativa popolare rivolta al Comune di Roma e una proposta di delibera di iniziativa popolare rivolta al Municipio di Roma 19. L'argomento, il tema è lo stesso, è il tentativo che facciamo come associazione, cioè come struttura che questi anni ha mantenuto più o meno solidaria l'attenzione sulla centralità urbana Santa Maria della Pietà, di tentare di orientare la chiusura della partita complessiva che da 20 anni riguarda l'utilizzo di Santa Maria della Pietà verso una direzione diversa da quella in cui invece si sta orientando. Ne sono passate di cose, di storie, di vicende. Sostanzialmente le istituzioni e l'intera classe politica, diciamo, che ha amministrato alternativamente destra e sinistra, municipio, comune e regione, hanno determinato ad oggi una soluzione per il Santa Maria della Pietà che è di fatto il predominio pressoché assoluto e incontrastato della gestione ASL-RME all'interno del Santa Maria della Pietà. Le ipotesi che sono state fatte, pubblicizzate, promosse sui giornali, sulla stampa, sui manifesti, quali il grande campus all'americana, il grande polo universitario d'eccellenza e quant'altro, sono state oggettivamente alla prova dei fatti degli specchietti per l'allodole, dei progetti senza costrutto. In realtà ciò che si è materializzato in Santa Maria della Pietà è una cessione totale di sovranità da parte dell'amministrazione, soprattutto regionale, a un potere sanitario che per modalità di gestione, per modalità di relazione istituzionale non è definibile a nostro avviso nei termini del servizio sanitario pubblico. Una piccola nota sul pregresso che vi invito sempre a andare a verificare perché si tratta di una vertenza molto lunga, complessa, che ha attraversato tante vicende e che è importante insomma conoscere, ma non è raccontabile in una riunione. Però ecco, l'unica cosa che ci tengo a dire è che ad oggi al Santa Maria della Pietà si attesta una questione centrale che riguarda la regione e il paese, e cioè che conta più un direttore generale, o ancora meglio, conta più un direttore di un ufficio tecnico piuttosto che un presidente della regione, piuttosto che un sindaco della città. Negli anni passati, nei tanti anni passati, il centro-sinistra in particolare si è formalmente, ufficialmente, apparentemente opposto all'ipotesi di neo-ospedalizzazione di Santa Maria della Pietà in tutta una serie di atti formali, pubblici, eccetera, condividendo con noi l'ipotesi che l'ex manicomio più grande di Roma, che ha rappresentato il buco nero della medicalizzazione della vita umana, che è stato il luogo della grande battaglia per la liberazione basagliana, diventasse un nuovo ospedale, tantomeno un nuovo ospedale con un occhio particolare alla malattia cronica, alla malattia con grande rilevanza
rilevanze di carattere psicosociale, e quindi sostanzialmente ciò che oggi è il Santa Maria della Pietà in gran parte e ciò che soprattutto il centro-sinistra ha determinato forse il Santa Maria della Pietà. In particolar modo il protocollo d'intesa del 2007 ha segnato la fine di qualsiasi discussione politica sul Santa Maria della Pietà, perché ha consegnato 18 padiglioni all'ASL e all'ME, ma di fatto con l'orientamento verso un progetto universitario fallimentare e quindi fallito, ha permesso all'ASL e all'ME di allargare e allungare le mani sull'insieme del patrimonio. Badate bene, non per realizzare strutture in più per i cittadini, ma semplicemente per collocare strutture già esistenti in altre parti del territorio fra le tante cose, mandando a farsi benedire qualsiasi ipotesi di decentramento dei servizi sanitari. Ma ancora peggio, a Santa Maria in maniera provvisoria sono state collocate strutture di carattere psichiatrico, e qui lo spartiacque è netto: o si capisce che collocare strutture residenziali psichiatriche nell'ex manicomio più grande d'Europa, primo a essere dismesso di una capitale al mondo in virtù della legge più avanzata in termini di psichiatria del mondo, è un abominio; se non si capisce, c'è poco da fare, e su questo abbiamo smesso anche di argomentare e di motivare, o è da questo nostro punto di vista. Insieme a questo, strutture per malati terminali di tumore, per tossicodipendenze, per disabilità, ricostruendo esattamente quella ipotesi culturale che generò l'orrore patrimoniale, e cioè l'idea che tutto ciò che è disagio e malattia, ma soprattutto disagio e malattia imbarazzante per la società e per l'esterno, vada concentrato in un luogo, e in più si è scelto che questo luogo fosse l'ex manicomio, con una offesa storica e significativa alla memoria. Tutto questo è un quadrante della città che, come ben sapete, ha bisogno veramente di tutto tranne di strutture sanitarie, essendo di strutture sanitarie concentrate, essendo l'area della città con maggiore presenza di poli ospedalieri, di poli di carattere sanitario. Questo è quello che è successo. Non hanno completato l'opera. Opera, ripeto, condivisa per capirci da AN e figli di AN fino alla Rifondazione Comunista e figli di Rifondazione Comunista. Dietro questo esito e questa vicenda c'è stato uno scontro soprattutto di carattere culturale, ma anche di carattere urbanistico. Va insomma a merito di alcuni, fra cui chi vi parla, di aver condotto una battaglia nel 2002-2006, che ha permesso di cancellare dal piano regolatore di Roma una edificazione esterna a Santa Maria della Pietà prevista nel 2003 per 300.000 metri cubi di cemento. Non è tanto la quantità, che pure non è poca, perché si tratta di tutta l'area che dal Santa Maria della Pietà arriva fino alla Torresina, ma è la qualità della vicenda. Ad oggi il Santa Maria della Pietà è l'unica centralità urbana del piano regolatore senza previsioni edificatorie, è l'unica centralità urbana del piano regolatore totalmente pubblica, cioè è l'unica centralità del piano regolatore che risponde ai requisiti teorici astratti che il piano regolatore pone relativamente alle centralità, cioè i nuovi centri storici di una città policentrica. Questo si dice nel piano regolatore. In realtà le centralità urbane per la maggior parte sono dei grandi fagioloni intorno ai quali edificare. Nel nostro municipio le centralità urbane sono due: una è il Santa Maria della Pietà con queste caratteristiche, e l'altra è la centralità urbana della Storta, ovvero un fagiolone che invade una parte di agro romano promuovendo e producendo centinaia di migliaia di metri cubi. Oggi noi siamo nella condizione di scontro finale, rispetto a tutta la battaglia che abbiamo fatto in questi anni. L'ASL RME accampa il titolo e il diritto, anche con atti ufficiali, di possedere e gestire
e determinare il futuro di tutto il comprensorio del Santa Maria della Pietà. Lo reclama illegittimamente perché una serie di normative stabiliscono con chiarezza che è la Regione Lazio ad avere la titolarità di determinare, di decidere cosa fare dei banitori del Santa Maria della Pietà, e nello stesso tempo il Comune di Roma avrebbe avuto ed avrebbe titolarità di voce in capitolo proprio perché si tratta di una centralità urbana. La realtà vera è che da sempre sul Santa Maria della Pietà municipio, comune e regione non hanno, hanno scelto la via di non rivendicare le proprie prerogative, neanche il proprio vantaggio come istituzioni pubbliche, fino al punto, questa è diciamo notizia degli ultimi tempi, fino al punto che l'ASL si permette illegittimamente di affittare il padiglione per la sede municipale. Devo fare una, questa nota giuridica, se no non ci si capisce perché. Una legge della Regione Lazio del 2008 stabilisce che tutti i beni in carico alle ASL che hanno come finalità produzione di reddito siano automaticamente di passaggio di proprietario alla Regione Lazio. Quindi tutto ciò che non è utilizzato a fini istituzionali sanitari le ASL lo devono consegnare in mano alla Regione Lazio. La Regione Lazio ha inserito nel proprio inventario dei beni 12 padiglioni del Santa Maria della Pietà, meno di quanti avrebbe dovuto. L'ASL ha risposto che non gliene può fregare di meno, che i padiglioni sono i suoi, ci fa quello che gli pare, e la Regione Lazio non ha la capacità politica e la volontà politica di aprire un contenzioso con l'ASL. Né questa volontà ce l'ha il Comune di Roma, né questa volontà ce l'ha il municipio. Cosa pensiamo di fare noi oggi? Noi pensiamo di fare una proposta che definisca una volta per tutte l'assetto di destinazione d'uso e di proprietà del Santa Maria della Pietà. Noi facciamo una proposta che non è il nostro sogno, non è quello che abbiamo immaginato originariamente del Santa Maria della Pietà, non è il grande polo socio-culturale, il grande centro di eccellenza culturale, il grande centro storico di Roma Nord, senza sanità, senza alcun intervento privato, ma con una grande valenza di carattere internazionale di gestione pubblica. Questo sogno che abbiamo perseguito per 17 anni è un sogno finito nelle scelte che in ordine di rilevanza e di responsabilità SEL, PD e centrodestra hanno fatto. Noi oggi facciamo una proposta che ci sembra equilibrata, e cioè diciamo: quel protocollo d'intesa del 2007, che pure ci ha fatto schifo, che abbiamo contestato da soli, perché anche l'associazionismo, finché si trattava di piazza della Costorace, andava bene, ma quando si trattava di piazza della Petroni andava molto bene. Quel protocollo d'intesa che noi abbiamo contestato, con cui abbiamo fatto i cortei per le strade di questo quartiere, almeno sia il punto di partenza oggi per definire quali sono i limiti che vengono posti all'ASL RNE nelle sue pretese. Noi facciamo una proposta di legge regionale che definisce le destinazioni d'uso di tutti i padiglioni, così articolata. 15 padiglioni su 35 alle esigenze funzionali dell'ASL RNE, esclusa la psichiatria. Adesso ne ha? Adesso 18. Ce ne ha 18 da protocollo d'intesa, 24 da occupazione abusiva dell'ASL. Recentemente l'ASL ha assegnato al DSM un padiglione 19 che la Regione ha inserito nel proprio inventario, decidendo che è suo. E la Regione non ha finito bene. 15 padiglioni dell'ASL. 5 padiglioni alla restituzione alla città di un furto, il furto delle risorse del Giubileo che furono investite per realizzare al Santa Maria della Pietà un ostello della gioventù. 5 padiglioni, 400 posti pronti nel 2000 nell'unica capitale d'Europa senza ostello della gioventù, sono stati smantellati illegalmente dall'ASL RNE, violando una legge regionale per la quale l'ASL RNE aveva dovuto restituire i soldi e i finanziamenti. Noi diciamo che quel furto va risarcito attraverso la realizzazione del primo e unico, ad oggi, ostello della gioventù della città di Roma, in dei padiglioni
che hanno, per quanti danni possa aver fatto la ASL, hanno ancora la struttura e le caratteristiche architettoniche che possano ospitare. Tanto è vero che nei progetti balzani e fantasiosi che il PD ha promosso in questi anni senza realizzarne neanche uno, erano stati destinati per la maggior parte a casa del Paese. 10 padiglioni che sono prevalentemente i padiglioni destinati al polo universitario, l'università ha denunciato, noi proponiamo che diventino quel polo culturale, in forma minima, ridotta, parziale, che qualcuno ha pensato di proporre nel lontano 1996. E che quindi ripartendo da lì, ripartendo da quel lavoro, da quell'ipotesi, da quella progettazione che aveva coinvolto centinaia di cittadini, che aveva coinvolto associazioni, da Psichiatria Democratica alla Lega Ambiente, da Italia Nostra all'Arci e quanti altri, sia il punto di partenza per un progetto che va definito in termini di partecipazione pubblica, secondo le regole che dovrebbero, cui dovrebbe sottostare una centralità urbana del piano regolatore, che c'è il regolamento partecipativo, delibera 57 del 2006. Scusa, quanti questi 20? 10. 5 padiglioni, quindi uno in più di quello che si doveva immaginare, noi pensiamo che vadano destinati alla sede del municipio. Perché noi abbiamo sempre pensato, e qui inserisco la parentesi, voci si aggirano in questo territorio su una ipotesi a cui tentiamo di non credere neanche, per quanto è abnorme, di uno spostamento, di una volontà di uno spostamento della sede municipale dal Santa Maria della Metà al Forte Trionfale. E su questo sollecito portavoce a raccogliere ulteriori cose. Questa cosa è come dire, aberrante, perché la vicenda della sede municipale è veramente la dimostrazione di ciò che è avvenuto sul Santa Maria della Metà. Era l'unica cosa su cui eravamo d'accordo tutti. Non c'era soggetto politico, associativo, istituzionale che non fosse d'accordo su collocare la sede municipale al Santa Maria della Metà. Non sono stati capaci di completarla. Hanno scelto di pagare centinaia di migliaia di euro alla ASRE indebitamente e legittimamente, dopodiché forse addirittura scelgono di tirarsi indietro in Santa Maria della Metà, probabilmente perché c'è la scelta o di cedere completamente il comprensorio alle esigenze e alle grinfie dell'ASRE, oppure di completare l'operazione mettendo un po' insieme l'una e le altre cose dette negli anni. Per esempio, faccio un'ipotesi tra le tante, cedendo per esempio alla Cattolica o al Gemelli un pezzo del comprensorio. Questa è la proposta che noi facciamo nella Regione Lazio. Io ci tengo a dire, perché noi siamo qui a dire, a chiedere che ci aiutate a raccogliere le firme, che ci aiutate a sostanziare questa battaglia, perché l'associazione Ex Lavanderia da sola 10.000 firme non le raccoglierà mai. Siamo bravi. E abbiamo costruito relazioni, abbiamo costruito rapporti, ci mettiamo l'anima, ci mettiamo tutto il tempo che ci avanza dal nostro tempo di lavoro per campare, ma noi 10.000 firme da soli non ce la facciamo. E vi chiediamo anche che ci sosteniate in tutte le forme istituzionali e non in cui questa cosa può avvenire. Perché pensiamo, e qui è il nodo su cui a volte si sono inclinate le azioni, a volte si sono anche, come dire, costruiti i fraintendimenti, o c'è la comprensione che per questo quadrante della città il Santa Maria è il centro dei nodi strutturali delle relazioni tra istituzioni pubbliche, delle relazioni con le ipotesi di carattere urbanistico ambientale, con soprattutto, e questo è l'aspetto culturale a cui noi teniamo, con l'idea che se si sottrae ai luoghi il senso, se si pensa ai luoghi come mattoni e non come luoghi di storia, di memoria e di senso, si produce una città terrificante, una città mostruosa, una città aberrante. Non battersi per il Santa Maria della Metà, come ha scelto una parte dell'associazionismo, quella per la quale appunto
Storace è cattivo se fa delle cose, ma Belzoni se fa le stesse non è cattivo uguale. E che è stato il motivo per cui un pezzo dell'associazionismo ha abbandonato quella battaglia per un determinato periodo, lasciandoci completamente da soli a compiere la farla. Ebbene, se non si capisce che l'ex manicomio di Roma è un luogo di rilevanza internazionale e che abbiamo la fortuna o la sfortuna, dipende dai punti di vista e dalle fatiche individuali di ognuno, di averlo in questo municipio, ma che non stiamo parlando di un'emergenza locale, non stiamo parlando di una roba che riguarda come dire, un quartiere, stiamo parlando del luogo tentando di affrontare il suo superamento, il quale c'è morto a Roma Franco Basaglia. Non so se questa è una notizia che sapevate tutti. Franco Basaglia non è morto a Roma, è morto a Roma perché era diventato il responsabile del superamento degli ospedali psichiatrici del Lazio. Allora, questo è il il valore, la valenza, il senso, lasciando stare i 35 padiglioni, 65 mila metri quadri di superficie coperta, i 27 ettari di parco, le 1200 specie botaniche, lasciando stare tutto questo, il Santa Maria Pietà è il luogo identitario di questo territorio. Io credo che se noi perdiamo definitivamente la battaglia sul Santa Maria della Pietà, non ha perso l'associazione Ex Lavanderia, non ha perso chi pensa delle cose sul significato della legge Basaglia, di quello che ha rappresentato in questo territorio e oltre, ma ha perso la città. Finisco veramente, la legge ha la parte finale che è relativa all'utilizzo dei redditi. Questa non solo è una legge che non richiede risorse, questa legge non richiede una linea di spesa per l'amministrazione pubblica. Questa legge, se applicata, permette all'amministrazione regionale di ricavare introiti, risorse, prenderne, perché l'ostello della gioventù è un'attività produttiva che porta risorse al soggetto proprietario. Questo è quello che si è buttato in questi anni, secondo me 14-15 milioni di euro ci sono buttati con l'operazione ostello della gioventù. Questa legge dice non solo c'è la possibilità di ricavare denaro dal Santa Maria Pietà pubblico, gestendolo pubblicamente senza venderlo a nessuno, rispondendo ai bisogni della cittadinanza, e si può decidere di utilizzare, questo propone la proposta di legge, non parlo delle delibere perché sono, diciamo, di accompagno e di indirizzo, non hanno una valenza così stringente come la proposta di legge regionale, e soprattutto i redditi vanno indirizzati, e noi diciamo una parte significativa ai progetti di salute mentale, perché questo diceva una legge nazionale mai applicata, una parte al risanamento del bilancio della Regione Lazio, visto che c'è il buco, una parte alla gestione delle aree comuni del parco. Noi pensiamo che sia possibile, in termini economici, che una gestione sana pubblica possa permettere di utilizzare il patrimonio pubblico rispondendo ai bisogni e permettendo all'amministrazione di trarne denaro. Questa è una ipotesi rivoluzionaria, per questo dico, se la diciamo questa ipotesi, è una roba che può trasferirsi a altri pezzi di beni comuni in questa città, in questa regione. Per questo io penso che voi stessi, io e voi, abbiamo la fortuna di avere il Santa Maria Pietà su cui combattere. Per questo io vi chiedo caldamente di sostenere la nostra proposta, di aiutarci a raccogliere le firme, di aiutarci in tutte le forme, ci siamo visti con Laura, perché solo affacciandosi alla nostra Santa Maria Pietà c'è un mondo urbanistico, c'è un mondo legislativo, c'è un mondo giuridico, c'è un mondo di affari, c'è un mondo di interessi privati, ripeto, non la posso raccontare tutta, ma c'è un mondo di regali fatti a cooperative fantasma, c'è un mondo di ipotesi edificatorie per favorire questo, a quella società, a questa, a quella realtà. C'è un aggregato, c'è un concentrato di interessi e di gestione malata del bene pubblico al Santa Maria della Pietà. Per questo io credo che abbia più senso forse oggi investire energia su questo e non su tante altre cose più importanti, ma credo che se vogliamo, uso questo termine perché ci teniamo, fare politica,
nel senso buono del termine, e cioè nel senso della trasformazione della realtà. Dobbiamo capire dove sono le chiavi, dobbiamo capire dove sono i grimaldelli, dobbiamo capire dove sono le ruote, i raggi delle ruote in cui inserire un bastone. Il PD, scusate se faccio questa negazione, il PD lo sa benissimo, sul Santa Maria Verà ha investito negli anni, ha investito risorse, uomini, mezzi, promozione, giornali, giornalisti, comunicati stampa, campagne diffamatorie magari nei nostri confronti. Loro lo sanno che lì si gioca un nodo strutturale della gestione di questa città. Io vi invito a darci una mano, perché i nostri avversari in questo campo sono molto forti, sono tanti e sono prepotenti. Grazie. Io penso che una decina di minuti per dire qualche domanda di quello che vado a fare. Ah, ma io ci avrei da dire un po' di cose, perché... Solo che... C'è Luca. No, quando è stato? Un anno fa che è caduto un tetto, che è crollato un tetto di un padiglione. È crollato il nostro soffitto del padiglione 30, se non erro. Sono sempre il portinaio 30, mi sembra. Fra l'altro il soffitto è realizzato abbastanza recentemente per spostare in fretta e in furia la sede municipale. I presidenti municipali che hanno, diciamo, si sono alternati negli anni